a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Wrestling. Eccoci per una nuovissima puntata di Ghost Runner. Ok, ieri ho fatto una prima puntata e l'ho fatta live di questo nuovissimo gioco action ambientato in un mondo cyberpunk. E quindi andatevi a rivedere, diciamo, il mio video, così saprete di cosa sto parlando. È un gioco difficile, almeno per me, ma penso che lo sia per molte persone. E niente, ci vorrà un pochino. Ecco, io quello che ribadisco, che ho detto anche ieri, se quando fate quando si inizia uno stage, dobbiamo portarlo a termine tutto, perché una volta che uno esce e poi rientra, rincomincia da capo. Quindi salvataggi, anche se ci sono vari checkpoint durante i livelli, il livello, diciamo, lui comunque rincomincia da capo una volta che si esce e non si finisce. Quindi il mio consiglio, anche se ci impiegate 2 ore per uno stage, finitelo e poi dopo andate avanti e uscite, fate un po' come vi pare. E riprendiamo. I'll just leave. No. We've worked hard to reconnect this node to the network. If they destroy it, we'll... If they destroy it, we'll be affected. We? Let me put it another way. I cannot exist without Cybervoid, and you cannot exist without me. Fine. Bene. Questa comunque è la strada da percorrere. Rimango qua. C'è la miseria, oh. No! Niente. Sarà dura. Ok. Questo l'hanno accoppato. Due ce ne stanno, due. No, mi sto intrippando coi tasti. Madonna. Oh, e dai, esa. Dove vai? These are just bandits loyal to the Keymaster, used by her to keep the base under control. You can expect more competent foes as we move higher up the tower. Che ha fatto? Io ho capito. Ah. Yeah.
attaccalo. No, niente. Porca miseria, ne è rimasto uno. No, ma dove vai? Ragazzi, è dura. Forzate qua, per andare. Non c'è sta alternativa alcuna. Vabbè, sì. Niente. Purtroppo a una certa uno. Ma perché? Con calma, gliela posso fare. Ma dove va? Many of the facilities were damaged. Things have been in slow decline ever since. Nowadays, the area mostly serves as warehouses or gang hideouts, and a reminder of what Dharma used to be. Giusto. Which is? Home. Casa. A safe haven for the survivors of the apocalypse. You built this whole place? I conceived it, designed it, and built it. I am the architect. Giusto. Your optimization has improved, but it's far from perfect. We'll need to make another stop before visiting the Keymaster. Dai! Abbiamo fatto il livello! Sì. Ecco, in questo caso uno, quando finisce il livello, può... può uscire dal gioco. Però noi continuiamo. Bene, bene. Molto bene. Ci piace. Molto anche. E quindi niente, questo è quanto, ragazzi. Ghost Runner è tra di noi, finalmente. A me tutto ciò che è nel cyberspazio mi fa impazzire. E niente. Continuiamo, vediamo un po' come sarà la storia. No, c'è un nemico lì. Tanto abbiamo visto che si possono anche evitare i nemici per andare avanti. Hello? Jack, can you hear me? Who? Why Jack? Right. You wouldn't know. It's a code name we used for you during the repairs. Diego said you were all jacked up when he found you, and it stuck. Do you mind if I call you that? No. The sword you left me, it's not mine. It took... Scusate, voglio vedere... Bella! Mi piace di più. Oddio,
potenziamenti. Non c'ho niente, beh. A lot of time and effort to track down a GR weapon. Cost us a fortune too. Non sono più uscito da qua. Ah, ok. Ah, beh. Ma perché ogni tanto uno si sbaglia con i tasti? Penso che debba andare di qua. Con calma, vediamo dove debba. Di qua. No! E come ha fatto? C'è stava solo lui. Ah no, eccolo! Sto un balordo. Troppo presto! Io che cosa sto facendo? Non lo so. Ma una certa mentrippo. Ok, lui sta là. No! Ma dai! No, 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 no! Ci manca che mi ammazzano da qua e mi faccio una bella risata. Guarda questo. Che antipatico. Pure questo. Comunque di qua. È un try and error continuo. Niente, mi devo nascondere in qualche modo, ma non riesco a capire come. Vai. Oh, eccolo. Dai. Andiamo. Niente, non riesco a capire come mi accoppa quello. All set. Dai. I've put together some gear. Once I plug in my Atma, I'll be able to monitor the key's communications and keep you updated. Atma? Atma chip, the standard neural implant. You must have heard of them. Basically simplified versions of your own cortex interface. I'm gonna connect to your visual feed so I can guide you better. Can you grant me access? Done. And done. I'm in. Seeing the world from your perspective will make things much easier. Done, signori. Vedo uno lì giù fondo.
andiamo? 2 ore, cioè. Sì. Devo capire bene chi sono tutti questi esseri. No. Spara 200 volte. Oh, e dai. Proviamo di qua. Niente, devo essere veloce a riprendere il rampino un'altra volta. Non mica tanto. Se no facciamo così. Ma perché? Mannaggia, oh! Dai, su. Fuck you. Ma sì. No. Ma se lo faccio di là, non c'ha senso. These factories, everything they produce goes straight up to Dharma City. While the Keymaster and her lackeys live in luxury, we Basers work our fingers to the bone our whole lives and don't see any of it. How do you survive? When I was little, we were given basic provisions, but each year we'd get less and less. If not for the black market, we would have all starved by now. The Keymaster keeps taking while giving nothing back. Oh. So you chose to fight? Not much of a choice, really. Not much of a choice, really. Non ho capito come si evita qualcosa. Dharma City hydroponic farms dwindles. Soon, even the upper levels will suffer. Mara can't feed everyone. Even if she wanted. The keys are nearly gone. They're not regrouping at the usual locations. They're just retreating. Returning to the city? Not returning. Leaving. Most of the keys are locals and never go up there. This is unusual. Oh, vedi là che ci sta. Farlo da capo, ma visto che stava là sotto proprio, che roba ho preso? Emblema degli scalatori. Interessante. Medaglioni del genere venivano utilizzati dagli scalatori per identificare gli alleati in modo discreto. Negli anni hanno costruito una rete della resistenza, crescendo gradualmente in forza e numero. Hai capito? Dai, allora, vado là.
sicuramente dovrò saltare prima da una parte e poi dall'altra. Beh dai ragazzi, a poco si va avanti. Kill by kill. Ah ok, devo saltare. Still be running things around here. Ecco. Allora, là sta il cerchio. Oh! No! Ma guarda questo che balutto. Se ci provo altre 50 volte, ragazzi, non ci riesco. Non so dove sono andato a finire. Questo l'hanno fatto fuori. No! Dove sta? Ma che davvero? Ah, è quello là davanti che mi accoppa. Allora, proviamo così, va. Che si sposta quando salta? Devo riuscire ad arrivare là sopra e distruggo quel coso. Ma come si fa? Come on!
Sir! Sir! You're all heading towards Amada Station. Getting to the elevators is gonna be tricky. Wait. Sir. Some of their units just changed course. They're... coming back? Not exactly. Give me a minute. The climbers were always out of their depth, even at full force. Why you believe she can be of help is beyond me. She wants to fight. It takes more than that to be useful. Jack, I've intercepted the Key's orders. They're planning to shut down the sector's air filters. What will that do? Toxic dust from the outside will seep inside the tower. Thousands of innocent civilians will die. The entire Fifth Sector. Which way to the filters? Thank you. This is a mistake. You don't have time to worry about one sector's dwindling population. You want them to die? You're missing the bigger picture here. Sometimes sacrifices are necessary for the greater good. Bene. Ragazzi, continuiamo e io adesso qui stacco perché, insomma, dopo tutto questo tempo per aver fatto un livello, vediamo adesso dove ci porta. Diciamo, se ci porta nel cyber vuoto, allora lo faccio perché quello è un po' più easy. Tanto è soltanto da saltare piattaforme su piattaforme. Altrimenti, no, non ci porta nel cyber vuoto. The air filtering facility is just ahead. Why is Mara doing this? It's punishment for rebelling against her. She wants to make an example of us to keep the other sectors in line. Bene. Dove sta? Così piccolo non ci vedo. Bene, bene. Vediamo un po' quanti livelli abbiamo fatto. Solo uno. No, due. E sto fresco, ragazzi. Bene, ragazzi. E come sempre, se vi è piaciuto il video, mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al canale Lestri. Ciao e alla prossima!